con assistenza della forza pubblica. Che 6 novembre. 6 novembre. Giugno. 6 novembre. Con la forza pubblica. Allora, la forza pubblica non è uscita, no? E questo? C'erano quelli dalla pubblica. Ah, Giuseppe. C'era. Ermanno, confermi? C'era, te la confermo io. Interessante, ricordiamo e poi lo diciamo chi di dovere. Te la confermo. Perfetto. Allora, diciamo che teoricamente la forza pubblica non doveva uscire, è uscita in maniera soft. Ed era una delle ipotesi che avevamo messo in conto. Ufficiale giudiziario, un signor Gallo, che è quel signore visto dall'area molto mite, però al tempo stesso ha il governo di svolgere il suo compito, quindi l'ufficiale giudiziario aveva questo spratto da esecutivo da intimarci e a lui ho consegnato il fax che aveva inviato i giorni precedenti con la ricevuta di invio alla banca, in cui c'era una controproposta a dimostrazione del fatto che noi il circolo vogliamo comprare, non ci divertiamo a buttare la palla in là per il puro gusto, non siamo dei piantagrane, non siamo siamo persone serie, di buona volontà, che desiderano mantenere il proprio spazio per svolgere attività politica e culturale nei nostri quartieri, esattamente come è avvenuto dall'immediato dopoguerra. L'ufficiale giudiziario ha preso atto di questa documentazione. Nel frattempo, e qua il compagno del Sunia di Milano, esperto in sfratti, mi ha detto attenzione che arriverà anche la proprietà. E la proprietà è arrivata nella persona del dove ti ricordi Monza? Quello che abbiamo incontrato, viene più Faribà, quello col quale il personale tecnico con il quale avevi concordato le ispezioni della fognatura. Sì, Era stato Monza del BNP Faribà e il simpatico avvocato Maria Grazia Marenzi, che fa parte dell'ufficio legale che segue con il BNP Faribà per quello che è il nostro caso. Ok. Inizialmente, da un primo dialogo con l'ufficiale giudiziario, mi sembra ben intenzionato a darci una proroga dello sfratto lunga, buttarci nel 2015, con tutti i vantaggi che la cosa poteva comportare, cioè il fatto che nell'anno dell'Expo tutto ciò che diventava azione esecutiva di sfratti diventava molto più complessa, se non una... Infatti, siccome loro lo sanno, hanno detto no, nel 2015 non andiamo. Hanno rilevato, pur con punte di polemiche che adesso non vi sto a raccontare perché sennò sono rischiato di dire inutilmente, hanno fatto notare che eravamo già al 17° accesso di sfratto, hanno fatto notare che la pratica più antica del comune di Milano in fatto di sfratti è cosa che in particolare dettaglio singolare, non abbiamo battuto un record. Hanno fatto presente che negli anni la banca ci è venuto incontro dividendo i lotti e mettendoci teoricamente nella condizione di acquistare il nostro circolo, i prezzi sono quelli che sono e quindi o così o ce ne andiamo. Io ho fatto presente loro che in relazione a recenti sviluppi anche all'interno del nostro partito erano avanzate delle posizioni che potevano andare un pochettino oltre quello che era la nostra offerta che loro hanno in mano e quindi incontro a quella che è la loro richiesta, quindi il nostro desiderio era quello di riaprire il tavolo di trattativa. Loro lì sono stati un po', devo dire, un po' dubbiosi, no? Perché dice effettivamente i dati oggettivi farebbero pensare che tutti i torti loro non ce l'hanno, perché dal 2008 si parla di questa cosa, ma ancora adesso c'è questa accelerazione, non sembravano molto convinti, però hanno accolto, sono riuscito a trasmettere loro che effettivamente qualcosa si sta muovendo sia a livello nazionale che a livello di federazione per cercare di spostarsi sempre più verso la loro cifra, hanno preso atto, però al tempo stesso hanno voluto una data, ok? Hanno voluto una data. La data in questa fase da comunicare all'ufficiale giudiziario per la successiva operazione attuazione dello sfratto esecutivo. Il mio ruolo in
supponeva che questa data fosse più in là possibile, perché se è vero che le trattative a livello nazionale, le trattative, gli incontri a livello nazionale e a livello di federazione metropolitana di fatto sono, alcuni sono già pianificati, altri sono in rampa di lancio, altrettanto è vero che sapete bene che con certi personaggi incrociare le agende diventa un pochettino complesso, siccome le decisioni devono prendere tutte assieme, ognuno per il proprio pezzo, io questa data ho cercato di buttarla più in là possibile. La data che abbiamo ottenuto è la proroga dello sfratto fino a 18, circa, adesso poi vedrà l'ufficiale giudiziario, circa il 18 dicembre di quest'anno. Ok? Però ragazzi, adesso siamo dentro e non siamo fuori. Già, vi ricordo che il nostro obiettivo minimo era quello, di star dentro e di ottenere una proroga dello sfratto. Quindi questo mi sembra che ci siamo riusciti ed è un successo parziale che registriamo. Certo, se la proroga fosse stata, come tra l'altro il nostro ufficiale giudiziario ci aveva fatto intuire le intenzioni, ancora più in là sarebbe stato meglio, però diciamocelo francamente, è altrettanto vero che la nostra è una situazione molto particolare, per un neotico che si mandava questa roba. Io direi, prendiamo anche una posizione noi come iscritti e simpatizzanti al nostro circolo, a questo punto che anche la Federazione Nazionale si dia una mossa per sbloccare la situazione. Ok, ci siamo. Adesso questa accelerazione che ci impone la banca cerchiamo di farla diventare un percorso virtuoso che effettivamente porti alla soluzione della nostra situazione. Ci sono degli incontri già pianificati la prossima settimana. Voi sapete che alcuni di voi l'ho già detto, Franco Mirabelli è molto presente su questo tema, si sta impegnando molto, ha delle cose da riferirci che ci racconterà appunto nella prossima settimana. L'avvocato Vinci, tesoriere della federazione, che ho incontrato martedì in occasione dell'incontro con i tesorieri e i segretari di circolo appunto sui temi della sostenibilità economica dei circoli, è perfettamente al corrente della situazione, anche lui si è reso disponibile a nuovi incontri su nuove basi, cui ci sta un po' più forzando la banca. Quindi il tavolo si riapre, il compito nostro sarà tenerlo stretto e avere una conclusione. Adesso io mi auguro personalmente, al di là dell'augurio umano che faccio a lui, appunto, come un validissimo supporto anche, e lo è continuato a stare, a essere anche dal letto di ospedale, che Pigini se ne prenda più presto e che mi dia sostegno naturalmente per come potrà, per come riuscirà in questa azione. Questo è quanto. Ci vediamo al 18.